Donne al governo della politica e dell'economia. A San Giorgio Canavese è di scena Expo Elette, 3 giorni per discutere di un modello di governance al femminile. Il castello di San Giorgio Canavese ospita il primo forum internazionale delle donne al governo della politica e dell'economia. Più di 50 le ospiti di questa 3 giorni. Milena Boccadoro. Roberta Siliquini, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha spiegato perché oggi i vaccini sono sicuri e di quanto invece si rischia se non si fanno. L'europarlamentare Cécile Kyenge ha parlato dei rischi legati a sbagliate politiche di accoglienza dei migranti. Con lei Andrea Zanusso, il sindaco di San Giorgio. Silvia Ramasso ha presentato l'ultimo libro su donne e lavoro, edito dalla sua casa editrice. Amministratrici pubbliche, imprenditrici, ricercatrici, più di 50 le donne coinvolte nella 3 giorni che si svolge al castello di San Giorgio Canavese. Il Piemonte oggi è una delle regioni con più sindache, sono il 17%, 4 punti sopra la media. Nonostante l'incremento portato dalla legge Golfo Mosca, l'Italia è ancora agli ultimi posti per numero di donne nei CDA delle grandi imprese. Siamo al 29% contro il 44% dell'Islanda. Bisogna che coloro che hanno già, diciamo, un ruolo sia negli enti locali ma anche altrove si adoperino affinché altre donne possano avere la possibilità di partecipare, non solo di partecipare ma anche di governare le proprie comunità. Donne e innovazione sociale, un altro dei temi affrontati. La loro capacità di cura, è stato detto, può diventare impresa. Ricordiamoci che ci sono più donne oggi laureate che uomini, quindi c'è tanta cultura che sta diventando cultura femminile e deve diventare cultura imprenditoriale a impatto sociale.